Cinque Terre sono un frastagliato tratto di costa della riviera Ligure di Levante, situato nel territorio della provincia della Spezia, nel quale si trovano cinque borghi, o, come si diceva anticamente, terre: Monte Rosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e quella che state vedendo adesso, Rio Maggiore. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo con Lulieta, che non ci ca, non saluta nessuno, e siamo in partenza direzione Cinque Terre col Super Duke 1290R. Ringrazio Ferrando Motor perché è la concessionaria che ci ha permesso di utilizzare questa splendida moto, come avrete visto anche nel test ride e nell'altro video. Adesso andiamo verso l'autostrada e faremo un'oretta e qualcosa di autostrada fino alla Spezia. Ragazzi, ad agosto c'è della gente mongoloide nelle autostrade, che è una roba incredibile. Cioè, abbiamo fatto per un tratto nella corsia di sorpasso 90 e a destra sorpassavano praticamente, perché c'è qualcuno che va veramente piano e sta in corsia di sorpasso, non si capisce il motivo. Ottimo, adesso proprio la fila bloccata. Questa è l'autostrada d'agosto, ma noi abbiamo la moto. La bellezza di avere la moto non si potrebbe fare, però non possiamo neanche fare 30 fino alla Spezia. Probabilmente questa fila, oltre al semplice fatto del grosso traffico ad agosto, sicuramente sarà anche a causa del crollo del ponte a Genova, che qui siamo appunto in direzione Genova, anche se manca ancora più di un'ora. Raga, adesso stanno procedendo completamente a passo d'uomo, se non proprio fermi. Beccato, una sfilza di semafori rossi. Grande. Un ragazzo già, guardate, mi sto fa bello così. Peccato che non sia mio. Ho beccato una sfilza di semafori rossi sotto il sole. Credo che mi sto sciogliendo. Amo, accendi l'aria condizionata. Sì, accendi. Dal la strada sarebbe anche molto figa se non ci fosse traffico. Siamo arrivati alla prima delle Cinque Terre, ovvero Rio Maggiore. La prima volta che ci vengo, anche se non erano così distanti da casa mia, ma non ci sono mai stato. Quindi vi porterò alla scoperta di questi splendidi posti, ma sarà una scoperta anche per me. Che spettacolo! Ok, adesso siamo arrivati proprio a Rio Maggiore. Ma quanto è figa sta moto, cioè, troppo figa. Siamo appena ripartiti da Rio Maggiore. Volevamo fare la via dell'amore, ovvero la strada che a piedi collega verso le altre terre. Purtroppo l'abbiamo trovata chiusa, non so come mai, ma c'era scritto che era temporaneamente chiusa. Oltretutto avevamo lasciato caschi e giacche diciamo in un punto di deposito bagagli, abbiamo speso 5 euro per niente. Purtroppo era chiusa la via e il treno veniva a costare un po' troppo, quindi abbiamo preferito rimontare in sella, perdere questi 5 euro, ma rimontare in sella e andare in moto, in modo che possiamo anche fare qualche strada carina. Il prossimo paese è Manarola, però non so se ci fermeremo anche a questo paese oppure faremo un tratto in moto fino ad arrivare alle ultime terre, perché di navigatore mi dava già circa 50 minuti per arrivare a Monte Rosso, che è l'ultima delle terre se non sbaglio. E qua vai agli altri due paesini, Vernazza e Corniglia.
Uno si va avanti che si va verso Monte Rosso. Devo dire che non so se è per il periodo, ma le strade qua non le hanno per niente pulite. Diciamo due curve su tre c'è un sacco di ghiaia a centro curva, quindi con la moto si arriva a dover quasi invadere l'altra corsia per scansare questi punti di sabbia, quindi bisogna per forza andare abbastanza piano perché appunto si trovano a centro curva, e quindi se si arriva forte o si va sul briciolino e si rischia di cadere, oppure dobbiamo invadere l'altra corsia e è meglio arrivarci cauti. Monte Rosso, parcheggio moto c'è? Giù c'è il parcheggio per le moto? Perfetto, vedete la bellezza di viaggiare in moto? Cioè ci passa pure il pullman in queste strade strettissime. Cioè se trova una macchina in curva voglio vedere. Ah, facciamo anche dell'enduro col Super Duke. Potremmo fare qui un selfie? Potremmo fare qui un selfie? No, è vero, così non si vede un c***o. Siamo ripartiti adesso da Monte Rosso. Abbiamo deciso di non tornare verso le altre tre terre che non abbiamo visto, per un fatto di tempo e stanchezza, che da vedere tutte in un giorno è veramente stancante con questo caldo, perché tutte hanno poi sali e scendi a piedi, e quindi abbiamo casco, giacchetti, insomma non abbiamo le valigie per lasciare la roba, e quindi diventa veramente faticoso camminare con tutta la roba con questo caldo. Signorina, grazie. Prego. Mi sono scordato lo zucchero, lo vado a prendere. Signorina, ecco lo zucchero. $10.70 per un'ora di autostrada. Minchia, tutti spiccioli pure. Ci arrivi? Si è pagato 2 euro meno. C'erano 2 euro per terra, perché la gente in macchina gli cascano, ma non essendoci spazio per uscire con lo sportello magari non hanno voglia di scendere. Perché stanno le corsie di sorpasso se fanno 90 e non sorpassano?